Ciao a tutti, ben ritrovati nel nostro canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Grazie per i commenti, grazie per i feedback, grazie per l'email che ci mandate e oggi andiamo a soddisfare un'altra vostra richiesta che è quali saranno le prossime mosse di lui o di lei. Ovviamente ricordo ancora una volta che l'interattivo è fatto in modo generale, quindi cerchiamo di abbracciare molte energie. Lasciateci sapere poi nei commenti, fateci sapere cosa, se risuona con voi oppure no. Allora, concentratevi su una persona e lasciatevi guidare dall'istinto. Scegliete fra la variante 1, che è il cristallo ialino, la variante 2, che è l'ametista, la variante 3, che è l'occhio di tigre, o la variante 4, che è il turchese. Quindi concentratevi sulla persona. Concentratevi sulla persona e partiamo con la prima variante. Partiamo con la prima variante, quindi benvenuto quarzo ialino in questo interattivo. Andiamo a vedere la persona a cui hai pensato, che intenzioni ha. Quindi per fare, quindi che intenzioni ha, che sentimenti ha e quali saranno le sue prossime mosse. Quindi per fare questo andremo ad utilizzare gli oracoli di Moonology per capire le sue intenzioni, quindi per vedere anche la differenza tra idea e azione e anche quali sono i sentimenti, quindi quali sono i sentimenti che lo spingono a fare determinate azioni verso di te e quali saranno le sue prossime mosse. Quindi andiamo a vedere un po', ecco qui. Allora, andiamo a vedere subito qui cosa dicono gli oracoli. Allora, anzitutto, hai idea di agire, comunque di sbloccare in qualche modo la situazione. Io questa persona la vedo abbastanza sofferente, la vedo abbastanza bloccata. C'è stato qualcosa fra voi che ha portato dei litigi, comunque delle discussioni abbastanza accese. Questa persona un po' si è tirata indietro, ha avuto paura della sconfitta, ok? E questo genere di persona che mi emerge qui dalle carte è una di quelle persone che non vuole sentirsi sconfitto, vuole avere sempre l'ultima parola, però allo stesso tempo lo vedo abbastanza sofferente nei vostri confronti che avete scelto il quarzo ialino perché comunque prova del sentimento per voi. Allora, per molti di voi potrebbe essere o il vostro compagno ufficiale oppure voi siete in una relazione ufficiale e chiedete dell'altro. Oppure quest'altra persona ha una relazione ufficiale. Comunque mi viene chiaramente che c'è una relazione ufficiale. Se non c'è una relazione ufficiale fra di voi, e sia voi che l'altro siete liberi, ok? Quindi siete sicurissimi al 100% di questa cosa, sappiate che questa persona vorrebbe costruire, nonostante tutte le discussioni che ci sono state, comunque tutte le sue problematiche, le sue turbe mentali. Questa, vi ripeto, è una di quelle persone che agisce tanto, e a volte si blocca, ma si blocca perché pondera le sue mosse per non, diciamo, scivolare male. Ok, e in effetti adesso ha proprio voglia di vincere, di ribaltare la situazione. E qua dice: tu e il tuo amore siete salvi. Allora, per farvi capire, se questo è il vostro partner, magari fra di voi ci sono state delle problematiche, delle situazioni un po' dolorose, ok? O magari questa persona ha un po' di confusione interiore perché ci sono state delle discussioni, dei diverbi o con voi o con i genitori. Se invece state chiedendo di una persona che è già impegnata, questa persona potrebbe avere un conflitto interiore perché in realtà è innamorata di voi, però non sa bene come agire e come comportarsi. Se state chiedendo di una persona che non ha una relazione ufficiale, vi ripeto, questa persona è estremamente presa da voi, ci sono state delle problematiche fra voi, quindi cercate di capire se questa è la vostra variante perché mi sembra una persona che, diciamo, ha chiuso un attimo la situazione, l'ha messa in pausa, o anche se vi state sentendo, si è un po' tirata indietro
E se siete in una relazione ufficiale potreste sentirla un po' assente e freddina. Quindi questa è la situazione che mi connotano le carte. Quali sono i sentimenti di questa persona? Allora, questa persona si sente al sicuro con voi. Cerca un modo, diciamo, per risolvere la situazione. Potrebbe chiedere aiuto a degli amici, dei conoscenti, potrebbe confidarsi molto con qualcuno che a volte non gli dà dei bei consigli. Però questa persona ha proprio la necessità di sfogarsi. È stanca delle attese, è stanca di dover rimandare, soprattutto per chi sta vivendo una relazione extra, magari è stanco di una situazione di pausa che c'è fra di voi o non potervi vedere molto spesso. Se c'è una situazione stabile in piedi, vi ripeto, questa persona è anche stanca, ok, atterrita e abbattuta per quello che è successo. Allora, sentimenti ce ne sono, perché comunque vedete, qua c'è la sicurezza, è anche qui, ok? Quindi questa persona con voi si sente molto al sicuro, sa che si può lasciare andare, sa che siete una persona accogliente e calorosa. Per riassumere, quali saranno le sue prossime mosse? Beh, io questa persona la vedo comunicare con voi, quindi se c'è stato un momento di fermo, di blocco, questa persona potrebbe rifarsi viva proponendovi qualcosa di più solido e ricominciando la fase di corteggiamento. Se state insieme a questa persona potrebbe andare oltre i suoi blocchi mentali ed emotivi, parlare con voi, quindi potrebbero esserci delle discussioni a cuore aperto in cui questa persona comunque cercherà di avere ragione, ok? Perché è un tantinello presuntuosa. Però comunque l'amore che nutre nei vostri confronti sarà così forte che lo spingerà comunque a venirvi incontro e a creare un qualcosa di solido e stabile con voi. Se è una relazione extra, aspettatevi che questa persona potrebbe allontanarsi in un primo momento, quindi la prima mossa quale potrebbe essere allontanarsi e chiudersi se non l'ha già fatto. Tornare parlando con voi, magari con un tono un po' aggressivo, un po' prepotente, perché vi ripeto, è sempre questa persona che le carte mi connotano con questa energia un po' aggressiva, per poi riappacificarsi con voi e ricominciare di nuovo questa frequentazione. Io già vi dico che se c'è una situazione extra, questa persona comunque potrebbe continuare a scegliere la sua situazione di stabilità, però comunque avere diciamo, quegli incontri amorosi nei vostri confronti. Vi ripeto, i sentimenti di questa persona ci sono, questa persona sa che deve fare un'azione, l'azione la farà e sarà un'azione di chiarimento, quindi anche se siete partner ufficiali, c'è stato un momento un po' di disallineamento fra voi due, comunque potrebbe esserci questa schiarita. Un'altra cosa, se siete partner ufficiali, ci sono stati dei disguidi, delle problematiche dovute a genitori, parenti o a quei consigli malfidati che questa persona chiede, richiede a delle persone amiche, secondo lei, ma che in realtà sono veramente false e se possono remarvi contro lo fanno, io vedo che questa persona comunque, nonostante tutti i litigi, nonostante tutto, sceglierà voi, potrebbe esserci sì un piccolo momento di battibecco e di tensione, ma io non escludo che potreste andare a convivere insieme, se non lo fate già, un ritorno se questa persona è il vostro partner e si è allontanato e se state già convivendo, io non escludo l'arrivo di novità positive, quali per esempio può essere un festeggiamento, un matrimonio, anche se civile. Questo è quello che mi fanno vedere, quindi in ogni caso c'è una schiarita, vi ripeto, solo nei casi in cui c'è una situazione a tre, questa persona potrebbe continuare a scegliere la situazione stabile pur mantenendo la situazione di frequentazione e di innamoramento nei vostri confronti. State tranquilli perché questa persona di azioni ne vuole fare nei vostri confronti e ne farà. Ricordatevi che le carte comunque vedono solo questi interattivi, diciamo, vedono solo un tempo abbastanza limitato, anche se qui comunque possiamo parlare anche di 6 mesi. E vi dico comunque questa persona nei vostri confronti, se si è allontanata, tornerà e invece se c'è stato questo disguido, comunque le cose andranno a migliorare. Quindi variante quarzo ialino, spero che l'interattivo ti sia piaciuto, spero che tu ti sia ritrovato o ritrovata. Fammi sapere nei commenti se la variante risuona con te, se hai bisogno di qualche chiarimento. Noi siamo a tua disposizione, lasciaci un bel like se ti è piaciuto il video e commenta lasciandoci anche il titolo del prossimo interattivo che vorresti vedere nel canale. Passiamo alla variante ametista, quindi seconda variante. Ciao variante ametista, andiamo a vedere insieme quali saranno le prossime azioni di questa persona nei tuoi confronti. Quindi andremo a vedere che intenzioni ha, utilizzeremo 3 mazzi,
Andremo a vedere con le carte della Moonology quali sono le sue intenzioni per capire se c'è differenza fra idea e azione, come dicevamo prima. Poi andremo a vedere con che sentimenti sta facendo queste azioni nei tuoi confronti. Ecco qui. Che grande evoluzione. E poi quali saranno le sue prossime mosse? Andiamo a vedere questa persona, quali saranno le sue prossime mosse. Allora, andiamo a vedere un po' anzitutto che intenzioni ha questa persona. Allora, vedo comunque una situazione abbastanza bloccata fra voi due. Una situazione in cui questa persona comunque si è sentita attaccata, una situazione di chiusura per molti di voi e non sa neanche questa come potrebbe muoversi, ok? Allora, vediamo un po' che intenzioni ha. Questa persona vorrebbe agire, ok? Questa persona vorrebbe fare qualcosa, però è una persona estremamente orgogliosa e infatti non vuole fare la prima azione. Infatti gli oracoli gli chiedono di fare questa prima azione nei vostri confronti. Vi ripeto, qui c'è una situazione di blocco. Perché comunque questa è una persona che non si è mai aperta completamente nei vostri confronti, è una persona abbastanza chiusa, è una persona che non vi ha mai mostrato la sua vera facciata, però c'è stato un qualcosa che ad una certa l'ha smascherato con questo giudizio, quindi sono saltati fuori gli scheletrini dall'armadio, vedete? Sono saltati fuori e quindi questa persona ha alzato le difese e c'è stato un momento di chiusura e di blocco e quindi questa persona adesso non vuole fare il primo passo nei vostri confronti. C'è la classica situazione comunque in cui questa persona non vede una via d'uscita, ok? Quindi non vede neanche fattibile la storia fra voi due, non vede fattibile il suo ritorno, perché comunque in fin dei conti, cioè la verità qual è? Questa persona vuole continuare a mantenere il suo stato di orgoglio, ok? Nei vostri confronti. Non vuole fare il primo passo perché non vuole perdere questo status, ok? Quindi vuole mantenersi alto, vuole pompare il suo ego nonostante tutto e non vuole mostrarsi per ciò che veramente è. Perché comunque c'è la possibilità, o voi siete persone estremamente furbe e questa persona l'ha capita, l'ha capito, o comunque voi avete già smascherato qualcosa a questa persona si è ritirata con la coda fra le gambe, non vuole fare il primo passo nei vostri confronti perché comunque è arrabbiata, è sofferente, si sente ferita e pensa comunque che non ci sia modo di recuperare la situazione fra di voi. Questa persona potrebbe essere una persona già impegnata, ok? Oppure potreste avere un matrimonio in comune perché qua mi esce la carta del matrimonio. Se non c'è nulla di tutto questo, questa persona, durante la frequentazione con voi, potrebbe aver flirtato o aver avuto scappatelle con altre donne. Quindi i sentimenti in realtà nei vostri confronti sono autentici, però lo vedo diviso fra una situazione stabile, una situazione che lui riteneva solida, e la voglia di saltare di fiore in fiore. Questa potrebbe essere la cosa che avete scoperto, quindi il carattere di questa persona potrebbe essere un po' problematico da questo punto di vista. Quello che mi fanno vedere comunque è che questa persona vorrebbe riapprocciarsi in modo amichevole nei vostri confronti, ok? Pur mantenendo alte le barriere che ha, ok? Quindi schermandosi molto bene, vorrebbe rifarsi avanti. Perché comunque si rende conto, si è reso conto nel tempo, che voi siete una persona con cui costruire qualcosa di solido. E questa persona vi ha anche sottovalutato. Variante ametista, cerca di capire se la variante è la tua. Perché qua mi fanno vedere comunque una situazione che è chiusa ora, ok? Quindi una situazione ferma, probabilmente non ci sono nemmeno comunicazioni fra di voi e se ci sono, sono veramente sporadiche, ma io qua la vedo proprio chiusa la situazione, 5 di coppe, 3 di spade e 10 di bastoni, quindi non mi spiegherei perché questa persona comunque fa così tanta fatica a fare il primo passo nei vostri confronti. Se questa persona è sposata, ok, magari la fatica potrebbe derivare dal fatto che non vuole perdere quello che già ha, magari ci sono stati dei casini in casa, è stato smascherato e quindi, diciamo, non vuole fare questo passo per non danneggiarsi ulteriormente, perché si sta ancora leccando le ferite. Se è un ex partner, allora la situazione tra di voi è finita così male, ok, questa persona si rende conto che è finita così male.
non può fare il primo passo nei vostri confronti. Quindi in realtà qui vedo tantissimi blocchi, sia a livello di azioni, sia a livello psicologico. Questa persona è veramente molto orgogliosa e infantile. Ecco, qui questo orgoglio, questa manipolazione che c'è, questo essere infantile, vabbè, fanno un bel ritratto di questa persona. Con il giudizio iniziale, questa persona alla fine potrebbe scrivervi qualcosa, ok? Nonostante tutta la fatica, quindi potrebbe rifarsi sentire, ma non escludo che ci vorrà un bel po' di tempo. E comunque, dopo questo passo in avanti che farà nei vostri confronti, che potrebbe venire dopo un vostro segnale, ok? Quindi aspetta il segnale, questa persona aspetta il là. Per partire, questa persona potrebbe farsi viva. Potrebbe esserci un'interazione fra di voi, però già vi dico che nonostante i buoni propositi di questa persona, comunque è una situazione che non andrà bene a livello energetico. Comunque le sue prossime mosse, quindi questo suo prossimo tentativo, non andrà benissimo. Quindi se dovesse ricevere questo segnale da parte vostra, questa persona comunque potrebbe farsi avanti, però sempre in modo abbastanza trattenuto, perché non vuole farvi capire che è risentito e sofferente e che sta patendo veramente tanto la lontananza da voi. Questa persona spera di lasciarvi andare, quindi anche se ci dovessero essere delle comunicazioni tra voi, comunque cercherà in un primo momento di lasciarvi andare. Quindi ricordatevi, le carte vedono la prossima mossa di questa persona, non vanno a vedere tutta l'evoluzione della vostra storia. Io vi dico, questa persona è abbastanza insicura. Un passo verso di voi difficilmente lo farà, quindi potrebbero esserci delle comunicazioni se riceve un segnale da parte vostra. Vi ripeto, potrebbe essere una persona già impegnata che ha flirt altrove, oppure mentre era impegnata con voi flirtava altrove, però comunque nutre un sentimento molto buono nei vostri confronti, anzi pensa che voi potreste essere la partner ideale nel grande ventaglio di scelta che ha, però comunque è una persona troppo orgogliosa per fare il primo passo. Ovviamente valutate voi la situazione, io vi ripeto, qui non stiamo vedendo come andrà tutta la storia fra di voi, stiamo andando a chiedere quali sono le sue prossime mosse. Allora, variante ametista, spero che questo interattivo ti sia piaciuto, spero che ti abbia potuto dare qualche piccolo spunto di riflessione. Se l'interattivo ti è piaciuto, lasciaci un bel like, commentaci raccontandoci la tua storia, se ti va lasciaci anche il titolo del prossimo interattivo che vorresti trovare qui sul canale. Andiamo avanti con la terza variante, che è l'occhio di tigre. Quindi benvenuto occhio di tigre in questo interattivo. Andremo a vedere questa persona che azioni farà nei vostri confronti. Andremo a vedere con le carte di immunologi quali sono le sue intenzioni. Quindi andiamo a fare un po' di differenza fra ciò che pensa di fare e ciò che farà. Quali sono i sentimenti che lo spingono a fare queste azioni? E poi le sue prossime azioni. Ai, vediamo un po', ecco, infatti era abbastanza prevedibile. Allora, cerco di compattarvele tutte per farvele vedere, per farvi vedere le figure, le immagini e tutto il resto. Allora, vediamo un po'. Quindi qua dice la risposta che cerchi sta per arrivare. Allora, questa persona, in realtà, allora, la situazione fra voi due. Allora, facciamo una breve premessa perché mi rendo conto che poi quando nell'interattivo dico cose che non sono proprio simpaticissime e non vedo l'amore della vostra vita, spesso sfogate su di me. Io vi faccio vedere le carte proprio dalla mia prospettiva per farvi capire che non mi invento le cose, però comunque le cose vanno dette. E ricordatevi che comunque la divinazione serve appunto per prendere consapevolezza in anticipo rispetto agli eventi. Ricordatevi inoltre che questo è un interattivo e che niente è scritto nella roccia. Detto questo, che cosa mi fa vedere questa stesa? Questa persona ha un'altra donna, quindi si è intrufolata nella vostra vita, nella vostra relazione, un'altra donna.
oppure voi siete l'altra donna per questa persona. Visto che in questo interattivo non andiamo a vedere bene la situazione fra di voi, però vi posso già dire qua escono due regine, visto che le carte le sto facendo io per voi, questa persona è una rivale, ok? Potrebbe avere dei figli con quest'altra persona, ok? E quindi potrebbe tendere nella scelta a scegliere l'altra parte. Questo in linea generale. Andiamo a vedere quali saranno le sue prossime mosse nei vostri confronti. Quindi, innanzitutto, che intenzioni ha? Allora, questa persona si sta mettendo un po' alle strette, sta cercando di capire come si deve comportare con voi perché vorrebbe mantenere le due situazioni, ok? Quindi, variante occhio di tigre, qui è proprio chiaro e palese che ci sia un'altra situazione. Allora, occhio di tigre, cerchiamo un po' di capire. Se tu, ok? Allora, innanzitutto qui c'è sicuramente una situazione extra, quindi se la variante non è la tua, sei sicuro al 100%, comunque sei sicuro, sicura che questa, il tuo partner non stia frequentando un'altra donna, ok? Allora sappi che comunque la variante non è la tua, perché qui le carte sono proprio palesi. Questa persona sta cercando di capire come si deve comportare. Vorrebbe tenere entrambe le situazioni. Spero comunque che questo avvenga, perché da una parte ha una persona con cui ha dei figli, o comunque se non ha dei figli c'è un forte trasporto emotivo, si sente quasi più piccolo, ok? Oppure questa persona potrebbe essere più piccola di entrambi i partner. D'altra parte ha una persona che è diversa caratterialmente dall'altra e nutre molte speranze nei confronti di quest'altra persona, ok? Quindi cerca di capire se tu sei la donna ufficiale e hai dei figli con questa persona, sappi che il tuo lui sta pensando a un'altra, ok? Quindi se hai il sospetto di un tradimento, riflettici bene, ricordati che questo è un interattivo, ovviamente, quindi prendi le cose molto con le pinze. Però magari apri un po' gli occhi e cerca di indagare per capire meglio la situazione come sta. D'altra parte, se tu sei l'altra, quindi sei già al corrente di una situazione extra, comunque questa persona sta cercando di capire come si deve comportare, perché comunque ha dei sentimenti contrastanti. Da un lato ha questa situazione in piedi già da diverso tempo, figli o non figli, comunque una situazione che sta in piedi già da diverso tempo, e trova in una persona ciò che non trova nell'altra, ok? Quindi tu e l'altra persona siete completamente diverse. Io vedo che questa persona sta mettendo a dura prova il rapporto che ha con te e il rapporto anche che ha con l'altra parte, perché comunque sta cercando veramente di capire se deve stare con l'una o con l'altra. Sa che una delle due situazioni deve essere conclusa e stanco anche di indossare una maschera, che sia con te o con l'altra. Quindi cerca di capire ovviamente qual è la situazione che si sta prospettando qua. Io ti dico, se tu sei la donna ufficiale, sappi che la persona a cui stai pensando pensa che il rapporto tra voi abbia bisogno di una sferzata di aria fresca, ok? Quindi una sferzata di novità. Probabilmente ti vede rigida, severa, ti vede un po' bacchettona. Ti vedo un po' focalizzata su te stessa e non sulla relazione, quindi le carte qui ti stanno dando un consiglio amorevole. È la propensione di questa persona, si rende conto che la storia e il rapporto fra voi sta finendo, quindi l'idea di questa persona è di tenersi un po' fra le due parti per poi chiudere con una delle due, ok? Quindi, visto che comunque le cose le si sa in anticipo, se tu sei la persona ufficiale, sappi che comunque qui c'è un'altra persona di mezzo che si sta intrufolando nella vostra situazione e sta portando questa persona a prendere la persona a cui stai pensando tu a prendere delle decisioni molto importanti, che sono decisioni di chiusura. Se tu sei l'altra, vale la stessa cosa, ok? Solo che questa persona nel riflettere, ok, riflette maggiormente se chiudere, cioè, pensa che la cosa migliore sia chiudere al momento con te, ok? E quello che mi fanno vedere comunque è che questa persona potrebbe non chiudere definitivamente o comunque lasciare uno spiraglio aperto.
Potrebbe dirvi cose brutte, farvi arrivare delle notizie spiacevoli e sgradevoli. Potreste litigare tanto, ok? Potreste piangere veramente tanto per questa persona se non lo state già facendo. E potrebbe portare un po' di dispiacere in casa, ok? Quindi soprattutto se siete la donna ufficiale potrebbe portarvi tanto dispiacere, ma io non escludo qui anche delle discussioni acerbe anche nei confronti dell'altra. Questa persona, se voi siete una persona nuova nella vita di questa persona, siete entrate, ok? E avete portato subito questa persona a innamorarsi di voi e a mettere in discussione il rapporto con l'altra parte. Questa persona comunque non è sincera nei vostri confronti, quindi probabilmente non si è nemmeno dichiarata ancora, ok? O comunque se si è dichiarata non è sincera nei confronti, non è completamente sincera nei vostri confronti, nei confronti dell'altra parte, perché l'altra parte non sa niente. Se siete la donna ufficiale, allora qui mi fanno vedere proprio una situazione che è nata da pochissimo, ok? Che è cresciuta tantissimo e che ha messo in dubbio l'altra parte, quindi. Ovviamente non siamo qui a gufare, ricordatevi che questo è un interattivo, quindi sono energie generali. Aprite gli occhi, ok? Cercate di discutere apertamente con questa persona perché comunque la vedo abbastanza titubante, la vedo molto presa da questa new entry. Quindi fate veramente tanta, 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 tanta attenzione. Cercate di comunicare, tenete sotto controllo il vostro uomo se è il vostro partner ufficiale. Veramente andate coi piedi di piombo perché questa persona sta per prendere delle decisioni molto importanti. Potrebbe decidere di chiudere con una delle due situazioni. Ancora non ha ben chiaro quale delle due, ok? Perché escono proprio dei sentimenti contrastanti. Ci sono molti pensieri di questa persona, soprattutto nei vostri confronti, ma anche nei confronti dell'altra parte, se ci sono dei figli a maggior ragione. Fatemi sapere nei commenti, quindi le prossime mosse di questa persona sicuramente saranno prendere una grande decisione e chiudere una delle due situazioni. Purtroppo è un video generale, e io vi posso dire che qui la propensione è di chiudere con la storia più vecchia, ok? Perché si sta lasciando trasportare molto dalla situazione nuova. Per cui vi sto dicendo, se è il vostro partner ufficiale, aprite bene gli occhi e cercate di correre subito ai ripari. Spesso e volentieri le carte arrivano più come monito, soprattutto questi interattivi, che come previsioni vere e proprie. Allora, occhi di tigre, spero che l'interattivo ti sia piaciuto. Spero che tu ti sia rivisto, rivista. Lasciaci un bel like se il video ti è piaciuto. Commenta raccontandoci la tua storia se ti va, oppure facci trovare tra i commenti il titolo del prossimo interattivo che vorresti vedere nel canale. E passiamo alla terza ed ultima variante, alla quarta ed ultima variante, sono stanchissima oggi, che è il turchese. Allora, turchese, benvenuto in questo interattivo. Andremo a vedere questa persona, che quali saranno le prossime azioni che farà. Andremo a vedere con le carte di Moonology quali sono le sue intenzioni. Ok. Quali sono i suoi sentimenti? E quali saranno le sue prossime azioni? Allora. Questa persona sta investendo tantissimo nel rapporto con voi. Sicuramente è molto attratto, c'è tanta sintonia. Il carro mi fa pensare che è una situazione che va già avanti da un po', ok? Oppure il carro qui iniziale potrebbe dire che questa persona è entrata nella vostra vita, però con questo imperatore, questa persona ci vuole restare. Quindi, se non è iniziata da tanto tempo, è una storia comunque che promette di durare molto tempo. Allora, questa persona si sente molto vicina al raggiungimento dei propri obiettivi con voi, quindi questa persona sta facendo delle pianificazioni qua, sta lavorando duramente, ok? Vuole lavorare intensamente per costruire qualcosa con voi, perché sta ambendo a un qualcosa di grande con voi, quindi questa persona comunque ha dei grandissimi progetti, si sta impegnando per questi grandi progetti.
e sente un richiamo fortissimo nei vostri confronti. E per alcuni di voi potrebbe esserci sì un triangolo amoroso, però sappiate che se c'è un triangolo amoroso, piccolo spoiler per voi, questa persona lascerà l'altra parte per voi. Quindi qui ve lo posso dire perché come azione è abbastanza palese. Se non c'è un triangolo amoroso, ok, nonostante comunque le carte me lo facciano ben pensare, questa persona, ok, potrebbe desiderare un ampliamento della relazione con voi, ok? Quindi potrebbe desiderare un miglioramento della situazione e addirittura se, diciamo, non siete sposati, comunque, la situazione è ancora un po' fumosa, io potrei vedere una proposta di matrimonio qua, ok? O di convivenza, comunque una bella stabilizzazione. Questa persona sta riflettendo tantissimo sul come comportarsi con voi, su quali possono essere le mosse, ma perché comunque ritiene la vostra situazione un qualcosa di così importante che deve in qualche modo portare ad un livello successivo. Allora, sicuramente nel cuore di questa persona io vedo un po' di irrequietezza. Questo potrebbe essere causato dal fatto che o c'è un triangolo amoroso, come dicevo prima, oppure che sta per lasciare, vi ripeto. Quindi in questo caso, per voi che state ascoltando, la situazione è ben definita perché è molto chiara, ok? A differenza della variante precedente. Qua, questa persona si sente un po' irrequieta nei vostri confronti perché o siete lontani, o c'è stato un momento di lontananza, o comunque non sa bene, ci sono state delle discussioni o qualcosa che un po' l'hanno turbato, oppure questo turbamento interiore che vedo potrebbe essere dovuto a un pensiero che ha lui, che vorrebbe portare avanti a tutti i costi, magari sa che voi non siete molto d'accordo, oppure immagina che voi non siete molto d'accordo. Ci potrebbero essere delle differenze, ok? Delle differenze di razza, di religione, di etnia, potrebbero esserci delle differenze semplicemente socioculturali, quindi questa persona non sa come ben direzionarsi. È in parte questa progettualità che ha nei vostri confronti, in parte il fatto che è una persona che, anche se sembra molto razionale e molto concreta, nutre un sentimento profondo nei vostri confronti, ma si sente anche irrequieto, fanno. Lo mandano un po' in tilt, quindi magari se lo sentite, se sentite questa persona un pochino frenata, trattenuta, strana, è perché in realtà questa persona ha in mente un passo successivo nei vostri confronti, la vostra relazione potrebbe essere stata ostacolata da diversi fattori e quindi questa persona non sa bene come comportarsi, ok? Quindi sta cercando di andare oltre gli ostacoli, di andare oltre le difficoltà, semplicemente per venirvi incontro, abbracciarvi e avere un inizio, un nuovo inizio, un rinnovamento con voi. Se non state insieme, sappiate che questa persona si dichiarerà o comunque cercherà di fare un passo avanti nei vostri confronti. Vi ripeto, potrebbe uscire da una situazione di triangolo per iniziare qualcosa con voi. Se invece è una situazione in cui non c'è nessun triangolo, ma questa persona è entrata da poco nella vostra vita, questa persona potrebbe farsi avanti per iniziare un qualcosa di nuovo con voi, nonostante le varie difficoltà che ci possano essere, anche i suoi interiori, quindi blocchi interiori suoi, potrebbe andare oltre questi suoi blocchi. Se invece è una situazione che già va avanti da diverso tempo, come dicevamo all'inizio, allora questa persona si sta ingegnando su come andare oltre. Io non escludo qui una bella proposta di matrimonio o di convivenza, e questi fattori religiosi me lo potrebbero confermare. Potrebbe esserci un po' di irrequietezza da parte di questa persona, perché magari non è una di quelle persone che è molto d'accordo a queste cose, ok? Quindi magari potrebbe avere una mentalità un po' strana, un po' aperta, potrebbero esserci delle differenze caratteriali, quindi questa persona a livello emotivo un po' è combattuto, ok, però sa che voi siete la persona giusta, nonostante gli ostacoli, nonostante le varie problematiche che ci possono essere, sente un fortissimo trasporto nei vostri confronti, sappiate che prima di fare questo passo comunque ci rifletterà tantissimo, però finita questa riflessione sarà pronto per dirigersi verso di voi. L'azione la farà lui o lei, quindi in questo caso, anche se mi esce l'imperatore, l'azione la fa, ok? L'azione non solo la compie, la compirà in modo quasi inaspettato, però sarà inaspettato per voi, perché questa persona in realtà la sta già maturando da diverso tempo. Vi ritiene una persona valida, sincera,
Perfetta, sotto ogni punto di vista, intelligentissima, astuta. Io vi ripeto, qua ci vedo tranquillamente una bella dichiarazione. O comunque una proposta che può portare a un grande festeggiamento. Questa persona poi, una volta fatta questa proposta, comunque si metterà un po' a tacere, a sedere, quindi le carte mi fanno vedere questo, diciamo, questa iniziativa fatta di petto da parte di questa persona, perché comunque si sente irrequieta nei vostri confronti. Perché comunque ha l'idea di fare un qualcosa di più con voi, di avere un qualcosa di più con voi, quindi tutta questa progettazione, questo lavorio mentale un po' lo stanno stancando, quindi all'improvviso si verrà verso di voi e si dichiarerà o comunque farà questo passo in più. Poi aspettatevi che questa persona si fermi, quindi cogliete la palla al balzo, perché questa persona poi difficilmente si riproporrà in tal senso. Nel momento in cui si proporrà, comunque dite subito sì se la volete nella vostra vita, perché comunque la vedo veramente molto presa e molto innamorata nei vostri confronti. Allora, variante turchese, spero che l'interattivo ti sia piaciuto. Spero che tu ti sia rivista in questa situazione, le carte erano veramente molto belle, in questo caso veramente spero che le cose si avverino. Ovviamente lasciaci un like se il video ti è piaciuto, lasciaci un bel commento raccontandoci la tua storia e magari anche il titolo del prossimo interattivo che vorresti vedere qui sul canale. Con questo ti saluto, vi abbraccio tutti, abbraccio tutti quelli che hanno seguito questo interattivo e vi saluto. Ciao!